Allora, prego. Prima di collegarci con la nostra ospite di stasera, vi facciamo il benvenuto in questa serata di Intervistare alla Parvis. Siamo tornati anche questa settimana e ospite di questa settimana, Elisa Iorio, la conosceremo meglio. Esatto. This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Eccoci qua. Ciao. Come stai? Va? Bene, bene, voi? Tutto a posto? Sì, dai. Sempre bene. Ce la caviamo. Possiamo partire? Possiamo, dai, possiamo partire. Sì, sì, iniziamo. Bene, prima domanda. Presentati, quindi nome, cognome, data di nascita, cosa fai, eccetera. Mi chiamo Elisa Iorio, ho 18 anni, faccio ginnastica artistica, faccio parte delle Fiamme Oro e mi alleno a Brescia nell'Accademia Internazionale. Chiara e concisa. Descriviti con tre aggettivi. Allora, altruista, solare. Boh, divertente, non lo so, simpatico. Ok, buono, ci stiamo, ci stiamo. Sì, sì. Un tuo pregio, un tuo difetto? Ma pregio è che, non so, mi piace sempre aiutare il prossimo. E invece il difetto è che sono molto testarda e quando mi accanisco su una cosa difficilmente mi schiodo da quello. Ottimo, prossima domanda. A che età hai iniziato a fare ginnastica e come mai hai scelto questo sport? Ho iniziato a 6 anni e... non è che l'ho scelto, è che ho iniziato a fare ruote da sola, così a caso, e mi lanciavo dal divano dentro al box in salto avanti, così dal... Ah, ottimo. Che sport ti sarebbe piaciuto praticare se non fosse esistita la ginnastica artistica? Forse, vabbè, atletica, ma è scontato. Anche se non sembra, a me piace ballare, quindi magari, boh, non so, provare a fare ballo. Prossima domanda. Qual è stata la tua prima società e qual è invece la tua società attuale, anche se un po' l'hai accennato? La mia prima società è stata la Panaro Modena e invece adesso faccio parte delle Fiamme Oro, quindi le Fiamme Oro. Chi è, barra chi sono i tuoi allenatori? Enrico, Marco e Monica. Quante volte ti alleni alla settimana e per quante ore? Mi alleno 6 giorni su 7. Faccio il lunedì, il martedì, il giovedì, il venerdì, doppio allenamento, quindi 6 ore, 6 ore e mezza. E il mercoledì e il sabato 4 ore e mezza. Hai mai avuto dei momenti in cui hai pensato di smettere? E se sì, cosa ti ha spinto invece a continuare a fare ginnastica? Magari smettere, cioè, allora, il pensiero c'è stato, però portarmi proprio a dire basta, no, smetto, no. Cosa che mi ha portato a non mollare è che mi piace talmente tanto questo sport che non riuscirei a pensare a una vita senza fare qualcosa, ecco. Qual è il ricordo più bello che hai legato al mondo della ginnastica? Il mondiale del 2019, penso. Facile. Quale invece è stato il ricordo più brutto sempre legato al mondo della ginnastica? Il ricordo più brutto, vabbè, quando mi sono fatta male. Hai dei riti scaramantici pre-gara? Qualcosa che fai sempre di particolare? No, però sono una che non parla più con nessuno, cioè divento una che si estranea da tutto e da tutti. Cioè, brutto da dire, però è un po' così. Oppure ascolto la musica, sempre. La Jo, lei mi parla, io non, a volte non ce la faccio manco ascoltarla, cioè proprio lasciami stare. Lei invece parla. Parla con te. Zitta un attimo, io sono sta zitta. Domande dirette. Attrezzo preferito? Parallela. Baracalli con cinghie o con velcro? Velcro. Con che gamba fai la ruota e da che parte giri gli avvitamenti? Tutto a sinistra. Alcuni serti artistici li apro di destra, non so perché. Preferisci le gare a squadre o individuali e perché? Quelle a squadra, c'è più tifo tra di noi, c'è più supporto e poi ti fa provare emozioni completamente diverse di quando fai gare individuali, quindi sì, penso proprio di sì a squadre. Ginnasta preferito maschio e ginnasta preferita femmina, sia del passato sia del presente, proprio di tutti i tempi? Allora, femmina, mio primo punto, cioè la prima ginnasta che ho guardato, che mi hanno fatto vedere i miei genitori, è stata Nadia Comaneci, quindi, e poi vabbè, Vanessa, che ho sempre qui in palestra, cioè anche lei è un punto di riferimento. Invece maschile, non so, forse a me piace molto Igor Cassina, ma proprio anche Alberto Busnari, un sacco, tutti e due. Momento gossip, che praticamente c'è sempre, bisogna farlo. Allora, sei single o impegnata? Single. Ok, ok. Tank, segnatevelo. Segnarsi. Andiamo avanti. Quali sono i tuoi hobby? Mi piace, ascoltare la musica, viaggiare, mi piace visitare i posti. Quando parte un attimo l'input, mi piace anche leggere se la cosa mi interessa, se no, no. Vabbè, shopping, ma era un po' scontato. Quello tutte, quello solito, tutto. Classico. Sì, sì. Classicone ormai. Altra domanda che esula completamente dal contesto della ginnastica. Qual è il tuo genere musicale preferito e quindi anche il tuo artista preferito?
Genere, io ascolto un po' tutto, però il pop, la trap non tantissimo, però sì, le canzoni pop mi piacciono e ascolto più artisti stranieri che italiani. Non ho un artista preferito, però ascolto gli One Direction. Li avevo già ascoltati nel 2010, poi ovviamente li avevo un attimo lasciati andare e dalla quarantena dell'anno scorso che ho iniziato a riascoltarli. Ultima domanda di quelle un pochino generali, poi passiamo a quelle specifiche. Dove ti vedi tra 5-10 anni, ma non soltanto in maniera così ginnica, ma proprio in generale nella tua vita, cosa vorresti fare, così? Bella domanda. Un po' le idee un po' confuse, però sembrerà magari, non lo so, strano, però a me piace studiare, quindi mi piacerebbe fare l'università. Non so ancora, però non so, magari allenatrice oppure rimanere nell'ambito polizia, non ne ho idea. Bene, possiamo iniziare con le domande un po' più specifiche che abbiamo preparato appositamente per te. Allora, domanda numero uno: sei nata a Modena, come hai detto prima, la tua primissima società è stata la Panaro. E a che età ti sei trasferita a Brescia? E com'è stato vivere lì da sola all'inizio? E adesso invece come la vivi? Quando mi sono trasferita a Brescia avevo 11 anni, dovevo fare 12, dopo due mesi avrei fatto i 12. E allora sembrava tutto un po' strano, infatti ero un po' tipo sulle nuvole perché non capivo bene cosa stava succedendo. Cioè la scelta l'avevo fatta io, perché i miei genitori mi hanno detto: se ci vuoi andare bene, se non ci vuoi andare non ti ci mandiamo. Cioè comunque anche per loro è stato un attimo uno shock non avermi più in casa. Quindi è stata una scelta mia, però è stato tipo strano perché non conoscevo nessuno, non conoscevo gli allenatori. Ai primi 6 mesi li ho fatti in camera da sola perché le mie compagne erano già in 6 e l'unica camera piena è da 6 e quindi io dovevo dormire per forza da sola. Invece adesso come una cosa normale, cioè forse è meglio se non sto a casa tutti i giorni perché molto probabilmente litigherei con mio papà sempre. E te invece sei in camera attualmente con chi? Con la Marti, da subito siamo state in camera insieme praticamente. Dopo quei 6 mesi là? Sì, praticamente da subito, è arrivata lei e poi ci hanno messo in camera insieme. Europei Junior di Glasgow 2018, oro con la squadra e bronzo alla trave. Ti aspettavi questo tipo di risultato? Come hai reagito al tuo terzo posto alla trave? Cioè cosa hai provato? Emozioni? Allora, per la medaglia a squadre non dico che ce l'aspettavamo, però sapevamo che potevamo farlo come risultato perché eravamo molto molto forti da junior e sapevamo che potevamo battere le russe perché le avevamo già battute. Mentre il bronzo no, assolutamente no, perché il mio attrezzo di punta punta alla parallela, solo che ho sbagliato l'uscita, ho fatto dei passi indietro, infatti sono arrivata a quarta e non mi aspettavo neanche di entrare in finale in realtà in trave perché mi sono sempre un po' sottovalutata su quell'attrezzo e c'è un rapporto amore-odio e quindi no, non me l'aspettavo, infatti ero contentissima. Poi avevo fatto una scommessa con mio papà che se riuscivo a vincere una medaglia in questi due attrezzi lui mi avrebbe comprato il telefono ho sbagliato la parallela, fa: oh che bello, non gli devo comprare il telefono. Invece tac. Ottimo. Terza domanda specifica. Abbiamo parlato di Glasgow, parliamo di Stoccarda 2019. Abbiamo chiesto a tutte le altre tue compagne cosa si provi a salire sul terzo gradino del podio ad un mondiale. Ma a te vogliamo chiedere una cosa diversa, perché sennò diventa sempre uguale. Come sono stati i mesi precedenti alla competizione? Cioè la preparazione che avete fatto sia fisicamente che mentalmente, com'è stato? È parecchio pesante perché abbiamo fatto un mese ad alzarci alle 5 del mattino per entrare in palestra alle 7 e ogni tot di giorni facevamo dei test e dato che noi la gara di qualifica ce l'avevamo alle 9 dovevamo essere in palestra quasi alle 6 per fare il giro prima e quindi la gara a Stoccarda ci siamo alzate alle 4:30. Sì, eravamo abituati perché Enrico già un mese prima ci aveva abituato a questa cosa e tutti i giorni alle 7 eravamo in palestra. Poi siamo state seguite anche da dei ragazzi che ci facevano fare delle respirazioni per calmarci oppure per farci concentrare. Sì, è stato tutto un lavoro apposta di un mese, quindi sì, è stato per... Infatti dopo il mondiale dormivo tutte le volte fino alle 10 perché no, basta. Ma domandina così mia, la preparazione l'avete fatta sempre a Brescia o da qualche altra parte? No, sempre qui a Brescia, venivano anche i a giudicare. Andiamo avanti, prossima domanda. Sei tornata in gara dopo un lungo stop causato dal tuo ultimo infortunio e ti chiediamo come stai ora, se ti sei ripresa e com'è stato tornare a gareggiare dopo così tanto tempo. No, adesso sto bene, ho ripreso non ancora tutto però
cioè gli attrezzi li tocco tutti, la base agli attrezzi la faccio tutti, trave parallela ho proprio ripreso tutto, forse mi manca l'uscita in trave, a corpo libero invece sono più avanti che al volteggio, perché faccio un po' più di fatica al volteggio, ma ho sempre fatto più fatica al volteggio perché non mi piace. E tornare in gara dopo più di un anno avevo tipo l'adrenalina a mille, infatti avevo paura di sbarellare la parallela di qua e di là, di non riuscire a controllarmi perché non ero più abituata, però alla fine sono riuscita. Abbiamo fatto una grande parallela. È andata bene. Nell'uscita infatti ho fatto una passeggiatina sotto lo stagio perché pensavo non volevo arrivare di culo, che solo che avevo talmente tanta energia che l'ho fatta girare troppo e ho fatto una sfilata sotto lo stagio. Hai sentito l'assenza del pubblico oppure non ti è cambiato niente? Allora, ero talmente tanto non preoccupata, però agitata per fare la parallela che non ci ho fatto neanche caso, sinceramente. Un po', sì, okay. Ci sta. Campionati assoluti. Sei campionessa all around nel 2017. Ci sarai quest'anno a Napoli? Se sì, quali sono i tuoi obiettivi della gara? Quindi punti all around o alla specialità? Spero ovviamente di esserci. E chiaramente in vista delle Olimpiadi spero di ritornare a fare l'all around, anche perché non ci sono tante gare prima e Serico vuole vedere chi portare. Quella è una di quelle gare che gli dà la conferma, quindi spero di andare e di fare tutti gli attrezzi. Il mio obiettivo è andare là a fare tutto e fare anche l'all around. Hai più o meno già anticipato il tema della domanda successiva. Possiamo immaginare che il tuo obiettivo primario di quest'anno siano appunto i Giochi Olimpici. Cosa vorrebbe dire per te partecipare alle Olimpiadi? Tutti i sacrifici che ho fatto fino adesso sono serviti a qualcosa. Non mi lamento del percorso che ho fatto, cioè se non ci dovessi andare non mi lamento assolutamente del percorso che ho fatto perché sono contentissima, però chiaramente sarebbe la ciliegina sulla torta. Allora, prossima domanda. Tra tutte le gare che hai fatto, ce n'è una in particolare che ti è rimasta impressa? E se sì, come mai proprio quella? Nel 2017 era l'anno in cui ero più in forma, a Jesolo ho fatto una bellissima gara e la cosa che mi è rimasta più impressa è che sono arrivata a pari merito con un'americana parallela. Chi era questa americana? Gabby Perea, mi sembra. Con noi junior, poi si è persa un pochino da senior. Ultima domanda prima di passare alle domande che ti hanno fatto i follower. Sappiamo dalle scorse interviste alle tue compagne di squadra che sei sempre tu a preparare i capelli delle compagne prima delle gare. Numero uno, quanto ci metti? Numero due, chi è che prepara te? Allora, quanto ci metto? Più o meno 10 minuti a testa. Sì, non ci metto tanto. Chi le fa a me, me le faccio io. Non c'è nessuno che si spreca. Posso. Me le so fare anche su me stessa, ne faccio solo una in realtà, però comunque me la faccio da sola. Ma e quanto ci metti a farla su te stessa la treccia? Meno di 10. Ah, 5 minuti, easy proprio. Top. Io pensavo, uno le metti su. Sappiamo che vi preparate già dalla mattina, Sì, quando magari dovevamo fare, quando ancora facevamo le gare al pomeriggio alle 5, noi già alle 10 alla mattina eravamo pronte. C'è una cosa per passare il tempo, se no stare in hotel ti stufi, dato che non puoi andare al palazzetto la mattina, ti annoi, se no, e dopo ti rincoglionisci perché stai sul letto e dopo ti alzi che c'hai le gambe che sono ok, come faccio a riattivarmi? Allora, piuttosto che non fare niente, ci prepariamo. Ottimo. Giusto. Sono arrivate le pizze? Sì, sì. Ok, vai. Mattia è scappato, ma lo show conti. The show must go on. Mamma. Ok. No. Okay. Allora, domande dei follower. Marti, Miki, My Love. C'è un elemento in particolare che hai fatto fatica ad imparare o che ti ha fatto particolarmente paura mentre lo imparavi? Questa domanda l'ha fatta molto simile anche Letizia, quindi... Allora, un elemento che... faceva paura e avevo paura a fare, però che ho fatto tanta fatica a imparare è stato, cioè non è che ho fatto fatica, però diciamo che non è uno dei miei elementi migliori, è appunto il doppio avvitamento a volteggio, cioè ci ho litigato parecchio, lo facevo già in prima fascia junior, però diciamo che tra farlo, non farlo più, c'è stato un anno che non l'ho più fatto, poi un anno che l'ho rifatto, poi un anno... Sì, era andato. Non come le mie compagne che sono sempre state regolari nel farlo, io ero quella che lo faceva o non lo faceva, oppure arrivava in gara, lo doveva fare e non lo faceva, capito? Ottimo. Seconda domanda di Federica. Qual è la persona più famosa che hai mai incontrato? Non so. No, non penso nessuno. No, forse, non so se sapete chi è la Sabri Green. Sì, sappiamo. Forse è l'unica persona proprio famosa che posso ritenere famosa di aver incontrato. Allora, domanda di Anna. Qual è l'elemento dei sogni che ti piacerebbe imparare? Non lo so.
Vabbè, allora, io a corpo libero non sono mai stata una cima, cioè non è uno dei miei attrezzi, e anche lì ho fatto fatica a fare le cose, faccio fatica a fare le cose, e ho provato solo una volta il doppio teso, però sono arrivata tipo di pancia, quindi forse sì, quello, oppure in parallela stavo pensando, il paccavitato in parallela mi piacerebbe. Sempre Anna, gara da dimenticare? Stettino 2019. Così, pam! Cos'è successo? Dai, racconta. Allora, lì è una di quelle gare che dovevo fare il doppio evitamento al volteggio e mentre facevo la rincorsa, ero attaccato alla tavola, ho deciso di fare uno perché mi ero inciampata nella rincorsa. E anche perché in parallela dovevo fare un collegamento, mi sono partiti i piedi, quindi ho fatto tipo 3 kip e poi sono andata avanti a fare l'esercizio. In trave non sono entrata in finale per un decimo e corpo libero sono tipo uscita in 2 righe. Avendo fatto solo una gara, vedevo le mie compagne dagli spalti fare l'all-around, fino all'all-around, finale qua, finale là, io ero lì dagli spalti che le guardavo, quindi non è stato molto carino. Domanda numero 5 da una delle tue numerosissime fanpage, Elisa Promise o Promise? Promise. Io avrei letto Promise. immaginavo. Ottimo, ti ha chiesto come mai i tuoi genitori hanno deciso di chiamarti proprio Elisa? Allora, c'erano un po' di nomi con cui mi volevano chiamare, solo che Alice, c'erano già 3 Alice nel palazzo, quindi non mi hanno chiamato Alice. Anna, erano decisi poi tra Anna, Nicole e Elisa, e Anna gli piaceva molto, però alla fine hanno scelto Elisa, Nicole proprio non l'hanno manco guardato, e Elisa, ma il motivo in realtà non lo so, gli piaceva e basta. L'unica motivazione che mi hanno dato è che non gli piacciono i nomi che hanno sia il femminile che il maschile. Ma a te piace Elisa o avresti preferito Anna o Nicole? No, Elisa mi piace molto, però anche Nicole mi piace un sacco. Infatti se in futuro avrò mai un figlio, una figlia, il nome Nicole lo terrò in considerazione. Seconda domanda di Elisa Promise. è difficile gestire la scuola e gli allenamenti? Un pochino. Vabbè, noi di scuola non ne facciamo tantissimo, non abbiamo mai fatto tantissima scuola, però comunque finire allenamento alle 4:30 e fare scuola appunto dalle 4:30 fino alle 7:30, arrivi alle 7:30 che non ci capisci più niente, cioè a momenti non sai neanche come ti chiami, quindi sì. La cosa più stressante sono gli esami a fine anno, perché tutti gli anni noi facciamo un esame, perché facendo parte della scuola privata non risultiamo interne e quindi non ci danno voti in pagella e dobbiamo per forza fare un esame, quindi quella lì è la cosa più stressante, sì. Chiara ti chiede, ti fa una domanda un pochino, come dire, di ragionamento. Secondo te si può arrivare ad alti livelli anche se si comincia ad allenarsi tardi a ginnastica? Secondo me, allora, dipende quanto tanto tardi incominci, cioè bisogna tenere in considerazione la crescita, secondo me. Quindi se inizi verso i 13 anni in cui la tua cioè inizi già a sviluppare, così farai magari un po' più fatica, però mai dire mai. Non dico che sia impossibile, perché secondo me nulla è impossibile, però comunque mai, cioè mai dire mai. Una ragazza che magari ha iniziato tardi a un Serie B, ma anche a 2, a 1, se è cioè se è brava e portata e ha talento. Domanda di Laura: Modena o Brescia? Brescia non è, per quanto io l'abbia visitata poco, nonostante io sia qui da 7 anni, non è una brutta città, però preferisco Modena, cioè potrei non scegliere la mia città natale. Carolina invece ti chiede: che cosa ti spinge ad andare avanti nella ginnastica? È la passione, penso. Beh, lo faccio da quando sono piccola e finché ovviamente la mia testa e il mio corpo regge, perché non continuare ad andare avanti e a tentare cose nuove? Perché anche se diventi grande si può sempre imparare cose nuove. Mi viene in mente la Memel, non so se avete presente, quella ginnasta che ha avuto 2 figli e che adesso è ritornata a fare le gare dopo 9 anni. L'ho vista, che ha fatto gli US Classic, può essere? Esatto, aveva smesso di fare ginnastica da 9 anni e adesso è ancora lì che fa le gare e che fa anche delle cose molto difficili, cioè, quindi. Un'altra Laura ti chiede: qual è il body tra tutti quelli che hai indossato che ti piace di più e quale invece che ti piace meno? Allora, quelli di Sigoa sono tutti belli, mi sono sempre piaciuti tutti, poi ovviamente c'è il body preferito perché quella gara ti è andata bene, quindi ti piace perché appunto quella gara è andata bene, quindi lo ricolleghi al body. Però il mio colore preferito è l'arancione e il mio body, cioè quello che mi è piaciuto di più è quello che ho usato alla finale all around al mondiale, però anche quelli che abbiamo usato in qualifica e in finale a squadre, secondo me, erano bellissimi. Non ne ho uno che non mi piace,
Bene, noi abbiamo finito le domande, ne manca una. Magnesio o magnesia? Boh, secondo me io le dico tutte e due, non lo so. Cioè, non so se dico più spesso uno o più spesso l'altro. Ma? Penso magnesio? Non lo so, magnesio. Io ho iniziato a dire magnesio da quando sono venuta qua, a Brescia. Abbiamo finito, è stato molto piacevole, ci siamo divertiti un sacco, come al solito. Abbiamo passato una bella serata in compagnia. Quindi noi ti ringraziamo della disponibilità e ti facciamo un in bocca al lupo per i tuoi obiettivi. Esatto. E grazie a voi. Ottimo. Ci vediamo presto e ci sentiamo presto. Va bene. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Ragazzi, abbiamo finito anche questa serata. Sì, possiamo anche salutarvi. Buona serata a tutti, fate i bravi, ci vediamo la settimana prossima in live e andate sul nostro canale. Esatto. Vi ricordiamo che le nostre magliette sono sempre disponibili. Magliette, felpe, sacchette. Ciao ragazzi. Ciao, buonanotte. Buonasera.